Ok, vorrei iniziare pregando. È da un po' di tempo che non predico, quindi ultimamente sono stato concentrato su altre cose, quindi veramente ho bisogno che preghiamo insieme. Vi dirò poche cose, abbastanza semplici, ma su cui ho veramente riflettuto questa settimana, e in virtù anche di quello che abbiamo ascoltato la settimana scorsa predicato da Marco sul libro di Isaia. Preghiamo insieme. Signore Gesù, noi ti ringraziamo per questo meraviglioso giorno che possiamo trascorrere insieme. Ti preghiamo che la tua parola parli ai nostri cuori, non le mie parole. Io come tuo divino sono riflessioni che ho fatto sulla mia vita e spero possano essere utili anche per i miei fratelli qui. Tu sei il maestro, tu sei il nostro insegnante e noi tutti quanti siamo i tuoi allievi, Signore. Quindi ammaestraci e dacci, Signore, ciò di cui abbiamo bisogno per vivere una vita che ti amore. In nome di Gesù, amen. La settimana scorsa non ero qui, ma ero là con i bambini, quindi ho ascoltato la predicazione mentre ero al lavoro. Non sono riuscito ad ascoltarla completamente perché ogni tanto mi allontanavo dalla postazione di lavoro, ogni tanto tornavo alla postazione, però ho captato quello che era per me i punti che mi hanno colpito. Ad esempio, si parlava appunto della situazione di Israele in quel momento, del popolo di Dio, quando nel contesto di questo libro di Isaia, in cui si diceva che si andava al Tempio per abitudine. Ci si andava perché si è sempre fatto così, era abitudine ormai di questa popolazione andare al Tempio, e quindi si andava al Tempio. Bisogna vedere quali erano poi le motivazioni che li portavano. Poi aleggiava questo pensiero, forse può essere più semplice. Aleggiava questo pensiero, quindi era diffuso questo pensiero di mangiare e bere perché tanto domani si muore. Questo poi è un pensiero che condivise anche lo scrittore dell'Ecclesiaste, dicendo: io ho fatto tante cose nella vita, ho visto tante cose, potrei concludere dicendo mangiamo, beviamo, tanto domani si muore, almeno ce la siamo goduta. Quindi un po' un pensiero di godiamoci la vita, quello che viene viene. Poi c'era l'introduzione di tante nuove leggi in maniera anche frequente. Questo mi ha portato un po' a pensare alla situazione nostra di Stato italiano, in cui le leggi vengono proposte di continuo, ma tante vengono modificate, tante cose da un giorno all'altro. E quindi questo anche viveva il popolo. E quindi era una situazione un po' difficile, in cui non c'era una, diciamo, vita vissuta in comunione con il Signore, forse una reale comunione con il Signore. C'erano tante leggi, si viveva per precetti, bisognava osservare dei regolamenti che poi venivano introdotti dagli uomini, non da Dio. Dio aveva già dato dei comandamenti ben precisi, degli ordini, ma le guide del popolo mettevano dell'altro. Come poi abbiamo visto che nel Vangelo Gesù rimprovera queste guide che mettevano leggi e pesi sugli uomini. E appunto, come abbiamo detto, c'è questa cosa di godersi la vita a prescindere di quello che succede, come se non ci fosse nessuno a cui rendere conto. E quindi quello che è emerso è che durante tutto questo periodo l'ira di Dio era sul popolo. Che cosa significa che l'ira di Dio era sul popolo? Perché possiamo dire che Dio aveva questa ira verso di lui? Perché, come ci ha fatto notare Marco,
il capitolo possiamo a un certo punto, il libro lo possiamo a un certo punto spaccare a metà, e da quella metà in poi vediamo che Dio parla in maniera diversa al popolo, non con giudizio, non con rancore, con ira, ma dicendo, partendo appunto dal versetto, dal capitolo 40 al versetto 1, in cui dice, qualche parte me lo sono segnato, ora ve lo dico, questo lì non c'è, ma lo trovo io. Troviamo Isaia. Fedù, vai. Isaia 41. Sì. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi, è vero, il popolo non si stava comportando bene, diciamo Dio non era nei loro pensieri principali, ma Dio a un certo punto dice, ok, consolate il mio popolo, diamo una svolta, ricominciamo. Quindi possiamo dire che l'ira di Dio si era calmata. Partendo da questo punto ho fatto delle riflessioni per me personalmente. Innanzitutto, che cos'è l'ira? Ho preso anch'io l'abitudine di andare sul dizionario Treccani. L'ira è un sentimento improvviso e violento, provocato dal comportamento di persone o da fatti, circostanze e avvenimenti. Quindi è qualcosa motivato da situazioni attorno a noi, da persone attorno a noi. Questa ira tende a sfogarsi con parole concitate, talvolta con offese, con atti di rabbia e risentimento, con una punizione eccessiva o con vendetta contro chi volontariamente o involontariamente lo ha provocato. Quindi questo sentimento non rimane, un sentimento, ma può trasformarsi in azione con ripercussioni, con conseguenze violente, con questo atto di, vogliamo dire, rivendicazione per aver subito un torto. Quindi Dio si sentiva di aver subito un torto da parte del popolo. Dopo tutto il bene fatto, ancora una volta, il popolo non mostra gratitudine, non mostra riconoscenza. Quindi Dio è arrabbiato. E lo ha, in un certo senso, brutto dire abbandonato, ma lo ha lasciato un po' andare per la strada che il popolo voleva. E ha detto, fate, fate pure. Però a un certo punto dice, ok, basta. Consolate il popolo, curiamo le ferite, e la mia ira si è calmata. Vorrei leggere dei versetti. Salmo 103, versetto 9. Egli non contesta la sua ira in eterno, né serva la sua ira per sempre. Dio si arrabbia. E come? E come? Però lui mette un fine alla sua ira. Ha un limite. Come abbiamo detto, l'ira è un sentimento violento. E probabilmente per chi di noi lo ha provato è anche difficile da controllare talvolta. Magari più grandi sono le motivazioni che hanno provocato l'ira e più grandi possono essere le conseguenze delle nostre azioni. Ma Dio non serva la sua ira in eterno e non contesta in eterno. Leggiamo anche Michea capitolo 7 versetto 18. 7:18. Eccolo qui. Quale Dio è come te, che
che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità, egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia. Abbiamo detto che Dio si arrabbia e come, ma a Dio non piace usare l'ira, seppure lui a un certo punto debba usare correzione verso quelli che ama, altrimenti non li amerebbe. Chi di noi ha figli, o anche ama un genitore che sta sbagliando, o un amico che sta facendo qualcosa che lo porterà alla rovina, siamo pronti a correggerlo, a farli ragionare. Quindi Dio sì, nella sua ira vuole correggere chi ama, ma a Dio non piace fare questo. A Dio piace usare misericordia, usare bontà. Ed è quello che sta facendo in questo punto. Dice, è vero, il mio popolo si sta comportando male, ma io vi dico adesso, consolate il mio popolo. La mia ira si è fermata. Stop. Se c'è una cosa che non cambia, è che lui rimane il Signore. Leggendo i capitoli di questo libro, l'ho detto un po' velocemente, anche diciamo questi versetti dal capitolo 40 soprattutto, il Signore ricorda anche che lui è colui che ha creato gli uomini, che ha creato la terra e li ha fatti per avere qualcuno con cui relazionarsi. Quindi il suo pensiero di base di avere qualcuno da amare con cui relazionarsi, questo non cambia. Quindi teniamo in mente a questo: la sua ira ha un limite, ma la sua bontà e la sua misericordia è quello che lui desidera mettere in azione. E qui poi sorge la domanda spontanea: per quanto riguarda me, per quanto riguarda noi, quanto dura la nostra ira? Verso chi ci ha fatto un torto, verso situazioni spiacevoli che recano danno a noi, quanto siamo pronti ad usare bontà e quanto siamo disposti a farci vendettare, a farla pagare a chi se lo merita, a farci giustizia. Quindi Dio non serba l'ira in eterno. E noi? Abbiamo detto che il Signore rimane il Signore, non cambia. Torniamo un po' indietro a un altro momento in cui il Signore ha posto un limite diciamo alla sua ira e ha usato benevolenza e misericordia. Andiamo in Esodo 20. Che cosa ci ricorda Esodo 20? Cosa ci fa pensare? Ci viene in mente qualcosa? Allora Dio pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, il tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Israele anche qui era prigioniero nel paese d'Egitto. Diciamo, la storia non cambia, cambiano il luogo di prigionia, ma più o meno la storia si ripete. E ogni volta Dio è pronto a riscattare il proprio popolo. Quindi dice: io sono il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Non avete altri dei oltre me. Non fate scultura né immagine alcuna delle cose che sono lassù nel cielo o qua giù sulla terra o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare davanti a loro e non vi servire, perché io il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Attenzione qui: punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione e uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. La prima cosa a cui noi faremo attenzione è, ecco qua, lo vedi? Dio punisce.
Che cosa fa Dio? Io punisco. Ecco qua, Dio è cattivo. Dio punisce. Facciamo attenzione. A chi punisce? Così, come si dice in inglese a random, a caso. Quelli che mi odiano. Quindi se Dio ha usato il castigo, la punizione, come quando mio figlio sbaglia, Giosuè, c'è l'angolino del, adesso chiamiamolo stand by, la punizione, quindi c'è un posto in cui lui deve fermarsi in quel momento e riflettere su quello che ha fatto. E lui che fa? Va lì, si siede, aspetta un pochino lì, non può giocare, non può parlare con noi, non può parlare con sua sorella, può fare poco e niente se non pensare. A un certo punto noi torniamo, non lo lasciamo lì tutta la vita in quell'angolino, torniamo da lui e diciamo: Giosuè, perché sei stato messo in punizione? E lui, avendo riflettuto, ci risponde. Quindi Dio, quando noi sbagliamo, visto che ci ama, dice: in questo momento hai bisogno di essere corretto. Dice: sì, ok, ma lui dice che punisce l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione. Ma ricordate, di quelli che mi odiano, quando c'è un'ostinazione contro Dio, Dio deve correggere. Ad esempio, invece l'altra figlia, Elia, anche lei c'è l'angolino, anche per lei non cambia. Anche lei deve andare lì. Ma lei che cosa fa? Allora, le punizioni di Giosuè durano dai 3 ai 5 minuti. Quelle di Enya possono arrivare anche a 10 minuti, un quarto d'ora. Perché? Perché lei si siede. Enya, rimani qui, sei in punizione, rifletti su quello che hai fatto. E lei fa così. Si alza e va via. Quindi la prendiamo e la rimettiamo lì. Si alza e va via, la prendiamo e la mettiamo lì, e dura un po' di più. Quindi il Signore, magari la sua ira si placa in tempi diversi a seconda anche della nostra risposta e anche della gravità di quello che noi facciamo contro di Lui. Perché ripeto, Lui non punisce per il gusto di punire, ma per correggere quelli che sono contro di Lui. Ma non finisce qui. Uso bontà fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i comandamenti. Guardiamo anche il rapporto di quanto dura il suo essere arrabbiato e quanto invece è grande la sua bontà. Lui è in grado di essere arrabbiato per 3-4 generazioni se qualcuno lo fa arrabbiare, ma ama fino alla millesima generazione quelli che lo amano. Quindi anche qui domanda: e io? E noi? Probabilmente siamo pronti ad amare quel tanto che basta per mostrare riconoscenza che ha fatto qualcosa di bello per noi, ma siamo pronti a legarci al dito un torto per tanto, tanto tempo. Faccio una domanda. Sbaglio, se sbaglio correggetemi, se è quello che viviamo, fatemi un cenno e dite sì, oppure no, io contesto, per me non è così. Dunque, e una delle cose più gravi che il popolo aveva fatto era essere mancati proprio in questa questione di riconoscere Lui come l'unico Dio. E quindi farsi altri idoli a cui rivolgersi nel momento del bisogno, a cui rivolgere la propria ammirazione. Lui, abbiamo detto, rimane sempre Lui, in eterno, il Signore, colui che ha creato ogni cosa, che ha creato il cielo, che ha creato noi, colui che libera, colui che salva. Non cambia, non cambia quello che Lui è, questo rimane per sempre. La Roma, per qua ieri ha vinto il derby,
ma nelle mie tasche non entra niente. La società AS Roma non mi aiuta a dare da mangiare ai miei bambini. Oppure, il nostro artista preferito, attore o cantante, non ci aiuta ad affrontare un conflitto tra me e mia moglie. Per quanto magari una sua canzone può aiutarmi in un momento di tristezza, ma non è lì a consolarci. E così vale per ogni cosa a cui noi potremmo rivolgere la nostra adorazione, la nostra ammirazione. Quindi, detto questo, proseguiamo. Andando a quello che era il versetto su cui ho riflettuto prima di iniziare questo percorso di pensiero. Isaia 42:8. C'è qualche similitudine con come inizia Esodo 20. Io sono il Signore, questo è il mio nome. Su questo non cambia. Lui è il Signore, che significa che Lui è il creatore, è colui che tiene in piedi l'universo, è colui che si preoccupa delle sue creature, che bada alle sue creature. Ma io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Io sono sempre io mi prendo cura di voi, io vi amo, provvedo per voi, ma la lode che spetta a me, e la gloria che spetta a me, perché io sono colui che sono, spetta a me, a nessun altro. Va bene guardare le partite della Roma, va bene guardare il MotoGP, va bene andare al concerto del nostro artista preferito, ma questi non devono prendere il posto di Dio, esempio banale, ci sono tante altre cose. Dico questo perché questo è quello che faceva il popolo, si costruiva una statuina e faceva quanto sei bella, che spettacolo, e andavano lì, se la baciavano. Cosa gli fa? Poi dice, ecco, le cose di prima sono avvenute e io ve le annuncio delle nuove, prima che germoglino ve le rendo note. Quindi dice, fino adesso, scusa, le cose di prima sono avvenute. Lui dice, da adesso, quello che è successo è passato, è successo. Adesso ci sono delle cose nuove che accadranno. E io ve le dico ancora prima che accadano, ma sono cose belle, sono cose buone. Dunque, leggeremo ancora due versetti dal Nuovo Testamento, per riflettere ancora un pochino sul fattore ira. Perché abbiamo detto, lui ora ci dice, io sono il Signore, questo è il mio nome. Dice, questo sono io, la mia ira si ferma. Quello che è successo fino adesso, in cui io vi ho dovuto punire, correggere, è passato. Da qui ricominciamo un percorso insieme. E ribadisco, per quanto riguarda me, per quanto riguarda noi, che cosa facciamo di questo sentimento nella nostra vita? Se noi abbiamo conosciuto Dio per quello che Lui è, cioè colui che ama le sue creature e che deve correggerle, sappiamo che lui si arrabbia, ma a un certo punto si calma e usa più bontà di quanta ira ha avuto. E lui vuole anche che riconosciamo appunto queste sue qualità e il fatto che lui comunque è colui che ha creato ogni cosa. Perciò andiamo a leggere prima Giovanni
capitolo 4, versetto 20. Mi vado di là che sto sparisco dallo schermo. Prima Giovanni, capitolo 4. Versetto 20. Potremmo dire, ma sì, io conosco Dio, io lo amo, io riconosco che Lui è il Creatore, conosco che Lui è colui che salva tramite la fede in Gesù, che dona il perdono dei peccati, tutte queste cose. Però io poi ti dico, quando sei arrabbiato con qualcuno che ti ha fatto un torto, come gestisci questo sentimento? Come fa Dio? O a modo tuo, legandoti al dito il torto e volendo usare vendetta? Abbiamo perso? Sì. 20. Se, leggiamo anche il 19. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Noi sappiamo che Dio è amore. Se uno dice io amo Dio, ma odia suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Possiamo ricevere un torto da un familiare o addirittura da un fratello nella fede, e quindi possiamo essere arrabbiati per un momento. Possiamo voler in qualche modo, è normale avere l'istinto di voler punire e fargliela pagare. Però andiamo in Efesini 4, 26, e manteniamo a mente anche questo. 26? Efesini capitolo 4, versetto 26. Cosa ci insegna la scrittura? Adiratevi. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sopra la vostra ira e non fate posto al diavolo. Quindi riceviamo questo insegnamento. Possiamo arrabbiarci, provare ira. Abbiamo detto questo sentimento così negativo e forte è normale, va bene provarlo, ma non dobbiamo trattenerlo a lungo, non dobbiamo conservarlo dentro di noi, perché può provocare danni a noi e agli altri. La Bibbia ci dice il sole non tramonti sulla vostra ira, che significa al più presto andate a confrontarvi con la persona che vi ha fatto il torto, trovate un accordo, o almeno provate. E se noi non riusciamo a vedere un fratello, cioè lo guardiamo male, perché ogni volta che lo vediamo pensiamo a quello che lui ha fatto verso di noi, se vediamo una persona, un familiare, e appena lo vediamo la prima cosa che visualizziamo non è la persona ma il male che ci ha fatto, e non risolviamo questo nostro sentimento, non possiamo dire Signore ti amo, sì tu sei il Signore, riconosco chi tu sei, e poi odiamo nostro fratello. Quindi Isaia 42,8 dice io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria ad un altro, né la lode che mi spetta agli ebrei. Ovvero, che cos'è la gloria? La gloria è una grande fama che viene attribuita o che appartiene a qualcuno che ha compiuto opere meritevoli di essere celebrate. E la lode è appunto celebrare questi meriti che gli appartengono.
E se noi conserviamo ira nel nostro cuore, non stiamo rendendo gloria e lode al Signore. Assolutamente no. Quindi ho riflettuto su questo proprio perché mi sono accorto io che a volte magari se vedo delle persone penso ad alcune cose che io le vivo come un torto subito, ma bisogna superare questa fase. Come dice il Signore, cominciamo qualcosa di nuovo. Quindi il Signore non serba la sua ira per sempre. Noi preghiamo. Signore, tu sei colui che ha creato il mondo e ha creato noi uomini. Tu ci hai dato delle indicazioni su come bisogna vivere verso di te e come comportarci tra di noi. Quando sbagliamo su queste cose che tu ci hai insegnato, provochiamo la tua ira e quindi meritiamo di essere puniti, di essere corretti. Però tu non desideri questo, tu desideri amarci, desideri avere, usare misericordia verso di noi. E questo anche per noi è di insegnamento. Dobbiamo sapere che è importante per noi sapere che tu ti arrabbi, sì, ma non per sempre. A un certo punto tu calmi la tua ira e usi bontà e misericordia. Quindi noi ti chiediamo di insegnarci a mettere da parte l'ira e ad usare bontà, di aiutarci nei momenti in cui siamo arrabbiati e riceviamo un torto, questo sentimento ci invade e prende anche la nostra mente, di pensare a te, a come tu agisci e quindi cercare di abbassare la nostra ira e comportarci con bontà. Aiutaci in questo e ti ringraziamo perché nel sacrificio di Gesù hai mostrato appieno la tua misericordia. Tante volte non ci meritiamo di essere amati da te, ma tu ci ami. Proprio come un genitore corregge e istruisce il figlio, o comunque un amico che è in difficoltà, così tu sei venuto in nostro soccorso. Ti ringraziamo, in nome di Gesù. Amen. 12 anni fa? Ho scritto il testo di questa canzone perché leggendo appunto Isaia 42:8 fu come se il Signore si presentava a me dicendomi: io sono il Signore, questo è il mio nome, e lui voleva presentarsi a me. E via, questa cosa scrissi questa canzone dicendo appunto che volevo offrire la mia gloria e la lode a lui, la mia adorazione, anche perché nella mia vita fino a quel momento del nome del Signore avevo fatto tutt'altro. Era stato insultarlo e prendermi il gioco di me. Ma a quel punto ci fu un cambio della mia attitudine in suo confronto. Yeah.